Allora, tocca a te. Guarda, mi devi andare da quel ragazzo giù in fondo, proprio su quel tavolo laggiù, vedi, perché prima di andare in pubblicità voglio parlare con quel ragazzo che è un regista. Lui è Eros Bosi, che è un regista ed anche l'organizzatore di Narnia Terror Night Buonasera a tutti. 2022, giusto? Che andrà Giusto. proprio questo fine settimana al Mario Monicelli, al cinema Narnia. Che Esatto. tipo di manifestazione è? Sui film horror indipendenti italiani. Un Quindi sono dei cortometraggi. genere che... Allora, due sono cortometraggi, uno è medio e uno è lungo, e verranno tutti proiettati venerdì sera. E in più ci Venerdì sarà sera, ecco, diciamolo così. il 25, Il sì. 25, diciamo Alle bene ore questo. 21 al cinema Mario Monicelli di Narni. E in più, oltre alla la proiezione di questi film, che sono Mara di Davide Cancilla, un regista di Prato, poi Ivy Elv di Luigi Scarpa, che è di Salerno. Con il quale parleremo tra un pochino al rientro dalla pubblicità, perché faremo un Sì. collegamento con Luigi Scarpa, neanche tu lo sapevi questo, da Genova direttamente. No, è di Non è Genova, genovese lui? Di no, è di Salerno, Salerno, di però Salerno. vive a Milano. Via Milano. Vabbè, Genova che c'entra? Ah, perché Genova. Genova. L'altro Dimmi, regista, Alberto Bogo, c'era un che altro regista presenterà di Genova. Terror Zone, l'unico lungometraggio della serata. E poi ci sarà Gritta dalla palude di Lorenzo Lepori, un regista della provincia di Pistoia. Ma anche chi non è innamorato di film horror, cioè, oppure Può veramente passare. tanto macabra la cosa? È Sì, no, no. accettabile. Cioè, Penso di sì. se io vengo con Melanie, cioè ci spaventa tante. Perché Melanie è molto terrorizzata. Sei appassionata ai film horror, Melanie? Un po' piacciono i film horror. Ti piacciono? Allora. Due posti venerdì sera Assolutamente, al Mario li prenoto. Monicelli. Poi Va a venire con me, va a quest'anno vedere partite in il Perugia. Narnia Terror Night sarà Dimmi, dimmi. un'edizione speciale perché quest'anno cadono i 10 anni da un film in cui ho partecipato come protagonista, La mano infernale di Lorenzo Buscaino, e allora facciamo un omaggio. Proietteremo delle clip, il trailer. È una video intervista, che, una video recensione che tu hai visto, giusto? Sai Sì, di l'ho visto perché me l'hai mandata te. Perfetto. chi? Allora, siete tutti invitati. Qui ci sono degli attori, eh? Ah. Poi dopo magari al termine della missione, visto che lui è un regista, ci sono degli attori, ci sono dei doppiatori, chissà che magari non possa Beh, il nascere. cinema è collaborazione, Il quindi cinema è volentieri. collaborazione, abbiamo degli insegnanti, quindi dopo al Buono a termine della saperci. missione chissà che non possa Chissà. uscire fuori qualcosa. Ribadiamo allora, venerdì 25. Sì, venerdì 25 novembre alle ore 21 al cinema Mario Monicelli di Film Narni. d'esordio, il primo film che verrà proiettato? È La mano infernale, però non tutto. Beh, cioè, è un cortometraggio quello. Sì, è un mediometraggio, però proietteremo delle scene e il trailer. Poi Vabbè, ok. parlerò del film, ovviamente. Indubbiamente. No, dopo io sentirò il regista che dicevamo prima, Luigi Scarpa, a rientro Sì? alla pubblicità, quindi mi farà un attimino dire da lui la trama del suo film. So che quest'anno lui non è presente a Narni, però, No, c'è vero? stato l'anno scorso comunque, C'era con due stato l'anno scorso. cortometraggi. Esatto. Va bene, rimandami gentilmente Sì? Melanie con il microfono, grazie Melanie.